Come promesso nel precedente focus, andiamo a vedere qual è, diciamo, la funzionalità Motocast che propone Motorola, con questo Razr. Motocast è un servizio di cloud, che permette di gestire, molto facilmente il rapporto tra smartphone e PC e contenuti sul proprio computer. E infatti installando un client dedicato chiamato proprio Motocast sul proprio computer è possibile, facendo l'accesso al proprio account, andare a visualizzare direttamente dal telefono i contenuti sia multimediali ma anche file, per esempio documenti, eccetera, presenti nelle cartelle che vengono condivise con questo prodotto. Andiamo subito a vedere come si può accedere a ciò. Andiamo a vedere il gestore dei file di questo prodotto. Infatti possiamo vedere che ci permette di accedere alla memoria del telefono, SD, le cartelle condivise e computer Motocast. Computer Motocast, qui è il mio PC che è collegato e che ecco qua che mi fa vedere le cartelle che sono condivise con il mio computer. Al suo interno infatti possiamo andare a vedere i documenti che sono presenti oppure anche andare a vedere i video che ci sono. Proviamo a vedere per esempio subito un documento. Proviamo a aprire, vediamo se ho qualche slide presente che posso scaricare. Andiamo, per esempio, ad aprire la presentazione di un lavoro. Sì, dopo la registrazione, è un PowerPoint. Come potete vederla, questa qui è un file che era presente sul mio PC e che in pochi secondi ho sincronizzato con il terminale. Lo stesso vale anche per esempio per la musica. Potete vedere è quasi istantaneo il collegamento, praticamente come se fosse sul PC, è come se fosse stato sul telefono e quindi molto facile per gestire la propria condivisione dei dati. Andiamo a spegnere. La stessa cosa vale per esempio anche invece per i video. Quindi veramente molto interessante e molto funzionale questa interazione tra desktop e smartphone, quindi che permette quindi di avere sotto controllo tutti i documenti di cui si ha bisogno anche senza dover star sempre dietro a portarsi i cavi o magari se si è a distanza, quindi il trasferimento via cavo non è possibile. È interessante anche Motoprint, che permette di mandare in stampa direttamente dal prodotto, dallo smartphone, dei documenti con delle stampanti wireless abilitate. Ovviamente io non posso mostrarvi bene il funzionamento, dato che di stampanti di questo genere non ne ho nessuna, e inoltre la mia stampante è da tutt'altra parte rispetto a dove mi trovo adesso in casa ed è anche spenta. Comunque un software molto interessante e molto utile anche, diciamo, in termini lavorativi. Direi che questo breve focus su Motocast può anche dichiararsi concluso.
E quindi un saluto dal bulgaro. Ciao!